e speriamo di essere utile sul coronavirus e il rapporto con il cibo. Cercheremo di fare un pochino di chiarezza. Allora, quasi tutti voi, come me, come Franca, siete o in quarantena, spero di no, oppure in autoisolamento volontario. Questi giorni sono un po' duri, siamo, diciamo, tra le mura domestiche, però dobbiamo, insomma, cercare di fare uno sforzo per restare in forma, cioè adottare uno stile di vita sano, salutare. Come si può fare? Si può fare in tanti modi. Oggi ne parliamo insieme a Franca, vi daremo qualche consiglio per cercare di così rendere la routine un pochino meno pesante, ma soprattutto per sfatare qualche fake news, qualche bufala che gira in modo piuttosto ciclico online e che magari fa vacillare le nostre certezze. Giusto, Franca? Esattamente, cercheremo di dare qualche consiglio pratico e appunto di fare chiarezza su parecchi dubbi che giustamente le persone hanno, anche perché quando parliamo di cibo abbiamo sempre una sensibilità super allertata. Assolutamente. Allora, la prima cosa che insomma voglio chiederti è, visto che appunto si parla tanto di sistema immunitario in questo periodo, no? Quindi come si può in qualche modo aumentare, se c'è qualche cibo che in qualche modo fa aumentare le nostre difese immunitarie. Circolano tantissime voci, facciamo un pochino di chiarezza, partiamo da questo punto. Esiste qualcosa che possiamo mangiare per aumentare le nostre difese immunitarie senza trucchi, qualcosa di, insomma, che ci può aiutare? Allora, dicevi giustamente tu, girano anche tante notizie. In realtà il cibo miracolo che mi serve veramente come prevenzione non esiste. Cioè il cibo che permette di aumentare le mie difese non esiste. Quello che c'è è che una dieta sana ed equilibrata, che quindi abbia un apporto importante di vitamine, di sali minerali, quelli sì sono nutrienti che effettivamente supportano e fanno funzionare meglio il nostro sistema immunitario. Ecco, dove li troviamo questi? Soprattutto in frutta e verdura. Quindi se noi abbiamo una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, in quel modo diciamo che ci stiamo mantenendo in una buona forma. Ed è questa la formula. Cioè non esiste l'alimento magico, non esiste soprattutto l'integratore miracolo, poi dopo ne parliamo magari più approfonditamente. Quello che c'è è noi se ci manteniamo e dobbiamo impegnarci anche proprio in mantenerci in buono stato di salute con una dieta sana e con tutta una serie di altri atteggiamenti, in quel modo diciamo che stiamo facendo una prevenzione nel senso che il nostro fisico risulta essere più forte. Ma l'alimento unico miracolo, no. Ok, allora i miracoli non esistono in questo No. caso, non ancora purtroppo. Diciamo che ci sono tante notizie che circolano invece su prodotti che dovrebbero essere presi in modo preventivo per sconfiggere e che possono aiutarci. Ne girano tantissime di bufale in questo senso. Si passa dalle cose più insomma, fantasiose ai cosiddetti superfood che già più di una volta abbiamo in qualche modo ridimensionato anche noi. Noi, dalla curcuma alle bacche di goji, piuttosto che integratore a base di papaya fermentata, insomma, tantissimi. Allora, diciamolo bene, l'hai detto tu, non esistono degli integratori in grado di potenziare il nostro sistema immunitario contro il coronavirus, ma esiste una serie Esatto. appunto, di consigli che sono quelli di mangiare in modo sano. Con le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, che in qualche modo ci possono aiutare, giusto? Giusto, dici giustamente, anche perché ricordiamoci una cosa fondamentale, un integratore non sarà mai così efficace come mangiare frutta e verdura. Quindi questa è una regola di base che dobbiamo sempre avere in mente. Meglio una dieta equilibrata, meglio un apporto significativo di frutta e verdura che ricorrere a un integratore. Nella maggior parte dei casi non ne abbiamo bisogno, non è che siano da demonizzare. Ci sono delle persone che possono avere delle carenze per cui gli integratori servono, ma solo in questi casi ha un senso, altrimenti no, meglio sempre una dieta equilibrata. Poi c'è un'altra regoletta che secondo me è quella basica, cioè quando ci dicono, ci parlano dell'integratore miracolo a base di papaya fermentata piuttosto che altro,
al di là del fatto che fanno delle pubblicità con dietro degli enormi coronavirus, e questo comunque non è che proprio sia corretto, ma Non è l'abbiamo già, corretto. no, l'abbiamo già segnalato. A parte questo, tutte le volte che ci sono dei pseudo scienziati, pseudo medici o quel che vogliamo, che hanno la formula miracolosa, la regolina un po' per sgamarli è sempre abbastanza semplice. Quando arrivano alla fine di tutto il loro ragionamento e ti vogliono vendere qualcosa, diffidiamo subito, perché lì lo scopo è fare business, è abbastanza evidente. Quindi, cioè, cerchiamo di essere anche attenti. Basta vedere quello, veramente. Cioè, se alla fine vogliono venderci qualcosa, è Quindi quello. l'interesse Esatto. dell'azienda, assolutamente. Senti, una delle voci che gira adesso proprio online, quelle che più frequente battono sui nostri, arrivano direttamente nelle nostre caselle di posta, è un messaggio vocale su Facebook, secondo il quale in vari ospedali, tra cui San Gerardo di Monza, il Policlinico, il Sacco di Milano, diciamo, i medici starebbero trattando con la vitamina C i pazienti di Covid. Cosa ci dici? Allora, sì, sono girati tantissimo questi messaggi sulla vitamina C, che poi, diciamo, fomentano già una credenza, cioè la vitamina C come miracolo che bisogna assumere il più possibile. Questo già lo si pensava per il semplice raffreddore. Allora, a parte il fatto che gli ospedali interessati hanno smentito ufficialmente questa cosa, quindi partiamo da qua. Allora, ci sono delle sperimentazioni in corso di utilizzo di alti dosaggi di vitamina C in terapia, come trattamento terapeutico, che non ha niente a che vedere con quello che è il discorso della prevenzione. Là stiamo parlando di terapia e stiamo parlando di trattamenti sperimentali con alti dosaggi. Parlare di prevenzione fai da te è tutto un altro mondo, non c'entra assolutamente niente, non ci sono assolutamente prove. E ricordiamoci anche una cosa assolutamente banale, se vogliamo, cioè il nostro organismo ha bisogno di vitamina C, basta un'arancia e mezza al giorno, è sufficiente per Nella coprire giusta dose. la giusta dose. Se ne assumiamo tantissima, non è che facciamo meglio, perché in realtà non l'assorbiamo. Cioè, a livello intestinale non viene assorbita, viene eliminata attraverso i reni e le urine. Quindi non facciamo altro che appesantire quelli che sono il funzionamento normale dei nostri reni senza aver alcun vantaggio. Quindi sfatiamo assolutamente questa cosa, bisogna assumere enormi quantitativi di vitamina C, perché non ci sono prove e appunto non viene nemmeno assorbita, di conseguenza proprio. Sfatiamo questa cosa, è una delle Benissimo. bufale che gira, di quelle che è girata. Anche l'olio d'origano è girato di tutto Sì, come è vero, anche possibile. l'olio d'origano, Anche l'olio d'origano, vabbè, la curcuma già spesso la si già è un po' più. sente, la Allora, papaya fermentata basta. fa miracoli, lo sappiamo, è da anni, non c'è niente di Assolutamente. provato, anche lì, ma insomma, ne Allora, girano tanti. ci chiedono adesso, Gianni ci chiede se i probiotici possono essere utilizzati come coadiuvanti, insomma come supporto, ecco. Mentre un altro, chi ci sta seguendo ci chiede anche delle echinacee come immunostimolante. Allora, anche qua non esistono cose miracolose, anche sui probiotici c'è un dibattito scientifico iper aperto dove non ci sono delle evidenze certe. Sicuramente sono dei prodotti che possono far bene, male non ci fanno di sicuro, possono far bene, non facciamoci troppo lesioni, appunto. È un prodotto su cui ci sono molte controversie anche tra posizioni scientifiche italiane, l'autorità europea che invece non ha riconosciuto claim sui probiotici, quindi insomma siamo in una fase abbastanza ancora di non certezza, però male non fanno, ecco, non pensiamo al miracolo, va benissimo, ecco, nell'ambito che è più importante di una dieta sana ed equilibrata, possiamo aggiungerci anche queste cose, appunto, il Certo, hai detto miracolo bene. non c'è, ecco. Il Non miracolo c'è. non c'è, abbiamo detto bene, Franca, nell'ambito di una dieta sana ed equilibrata, nel Perché senso che non si questa può conta. dare diciamo, bisogna dare a tutto il giusto peso. Se comunque uno ha uno stile di vita sano, questi alimenti, come potrebbero essere i probiotici, aiutano.
Certo è che se si inseriscono in uno stile di vita che non è sano, quindi se uno fuma, beve, insomma, sicuramente non si nutre in modo equilibrato, non è che un probiotico ci può salvare. Quindi cerchiamo di pensare che tutto è la componente globale, come se fosse un puzzle quotidiano in cui tutti i pezzi vanno incastrati. E Quindi quello anche questo. vale davvero, cioè, vabbè, tu hai parlato addirittura appunto di fumo e di bere eccessivo, ma anche veramente quello che portiamo a tavola, e quindi tanta frutta e verdura, possibilmente di stagione, carboidrati possibilmente integrali, meno grassi, meno zuccheri, riduzione dell'alcol, queste regole, cioè un equilibrio in quello che noi portiamo in tavola serve davvero a mantenere il nostro organismo. Poi tutto in un contesto più ampio, per cui non fumiamo, cerchiamo di fare attività fisica, non è semplice adesso che siamo chiusi in casa, non possiamo neanche andare a correre al parco, quindi non è, le palestre Niente. sono chiuse, niente, 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 però si può trovare il modo in casa per comunque ritagliarsi un momento e fare un po' di attività fisica. Anche questo serve. Come serve Assolutamente. dormire, eh? Anche quello è importante. Assolutamente. Le giusto, allora, qualche consiglio per poter mantenere uno stile di vita sano. Abbiamo detto quindi mangiare in modo equilibrato, quindi durante la nostra giornata cercare magari insomma, di attenersi anche ad una routine sana, quindi non Anche spilungare questo, durante tutto il giorno. brava, brava, perché magari essendo in casa si tende, non so, apro la confezione e mangiucchio, faccio mille spuntini, mangio davanti alla televisione. No, cioè no, cerchiamo comunque più che mai di avere delle regole, perché già siamo chiusi in casa in una situazione abbastanza difficile, perché siamo costretti nelle nostre case, perché è così. Quindi diamoci delle regole ben precise, sediamoci a tavola, facciamo i pranzi e le cene e non 8.000 spuntini, ragionando su quello che mangiamo, quindi ragionando sul fatto che una dieta equilibrata è una cosa che mi può realmente aiutare perché rafforza il mio fisico, quindi rafforza anche le mie difese. Ok, quindi una dieta equilibrata unita ad una routine equilibrata. Anche. Quindi sediamoci a tavola, dedichiamo attenzione al cibo che mangiamo perché il cibo ha bisogno di attenzione, quindi cerchiamo magari di non essere distratti da altre cose in quel momento, la televisione piuttosto che lo smartphone, cioè possiamo diciamo dedicare l'ora del pranzo solo all'ora del pranzo. Qualche altro consiglio manca in Ecco, questa. secondo me è una buona occasione questa di essere costretti in casa per veramente recuperare queste attenzioni e questo senso del valore del cibo. Per cui valore del cibo che metto in un piatto e quindi che ha, diciamo, un'importanza per la mia salute e valore del cibo che non devo sprecare, ad esempio. Quindi a parte che l'abbiamo già detto, fare la spesa è piuttosto complessa, un'operazione quasi avventurosa andare a fare la spesa, quindi a maggior ragione mettiamola bene nel frigorifero come abbiamo già raccontato in altri momenti e buttiamo il meno possibile. Quindi ridiamo, la parola giusta è ridiamo valore al cibo, Ridiamo direi. valore al cibo. Quindi valore, dignità, abbiamo detto, quindi anche nell'attenzione che si pone al momento del consumo del pasto, che non deve essere magari interrotto da mille diciamo, device o di collegamenti, insomma, Possibilmente. cercare magari di dedicare, apparecchiare, mangiare a tavola, seduti, Esatto. senza appunto spiluccare oppure mangiare frettolosamente. Anche in questo caso, dando la giusta attenzione al pasto, si può comunque moderare in qualche modo l'apporto calorico che introduciamo durante un pasto perché si dà più, diciamo, attenzione ad ogni singolo boccone che appunto riceviamo, giusto? Ecco, sì, butto lì perché mi aggancio a quello che tu hai detto, i dati di una nostra recente indagine, perché sono abbastanza significativi, cioè l'88% delle persone che ci hanno risposto in questa indagine che abbiamo fatto appunto sulle abitudini alimentari si dicevano convinti di avere delle buone e sane abitudini, cioè della serie che la maggior parte di noi è convinta. Non bravo. Ecco, questo però cioè, collide un po' con quelli che sono i dati del sovrappeso in Italia.
quindi dove abbiamo una percentuale molto alta della popolazione, il 46%, che è in sovrappeso. Quindi forse dobbiamo farci un po' di esamini di coscienza e valutare meglio, dare più attenzione al mangiare sano, perché appunto siamo convinti di essere molto bravi, forse non lo siamo allo stesso livello, perché i dati non dicono queste cose, purtroppo. Quindi diamoci attenzione. Okay. Senti, allora un'altra, diciamo, fake news o bufala è quella che dal cibo verrebbe trasmesso il Covid. La smentiamo e diciamo anche perché. Allora, è una paura questa. Chiaramente in questo momento abbiamo paura di qualsiasi cosa, per cui appena gira una cosa di questo genere, chiaramente crea paura. Su questo c'è proprio una posizione dell'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare, dell'EFSA, che ci dice che appunto non ci sono prove ed evidenze che ci sia una trasmissione dall'alimento all'uomo di coronavirus. Anche se è crudo l'alimento. Sì, assolutamente. Questo non toglie, queste sono le conoscenze ad oggi, va sempre detto perché parlando di tutto un fenomeno nuovo, questa parolina ad oggi va sempre detta. Comunque non ci sono evidenze, quindi non c'è questo problema, non preoccupiamoci di questo. Questo però non ci esime, anzi, in questo periodo, maggiore attenzione a quelle che sono le regole di igiene e quindi di sicurezza alimentare in casa. Perché comunque il cibo può trasferire e portare delle malattie alle persone, all'uomo. Quindi le regole di igiene restano più che mai, in ogni caso, importanti. Vanno Esatto. seguite. Ce ne ricordi qualcuna, Franca? Allora, la prima è quasi una noia ormai, lavatevi le mani, anche qui, cioè ormai l'abbiamo capito. Ossessiva compulsiva. Esatto, cioè noi andiamo a fare la spesa, prima ci laviamo le mani, torniamo, ci laviamo le mani, mettiamo via le cose, ma ci laviamo le mani, dobbiamo cucinare, ci laviamo le mani, continuamente ci laviamo le mani, ma è effettivamente importante. Ovviamente sembra banale, ma è ovvio che anche tutti gli utensili che usiamo devono essere ben lavati. Devo lavare bene frutta e verdura, tutto quanto, devo cuocere alle corrette temperature, portando fino a 72 gradi la temperatura all'interno dell'alimento. E poi il grosso rischio, che è l'errore, diciamo, un po' classico, quello che in termini tecnici si chiama cross contamination. Che cosa vuol dire? Per fare un esempio banale, per spiegare, vuol dire questo. Io uso un mio bel tagliere sul quale decido di fare le striscioline di petto di pollo, una cosa di questo genere. Pollo. Il pollo, bisogna tenere presente che il pollo è insidioso. Insidioso, carni bianche, ottime nella nostra dieta, ma con le dovute cautele igieniche. Poi lo cuocio bene e quindi sono a posto. Ma se io su quello stesso tagliere, senza averlo lavato alla perfezione, con molta attenzione, poi preparo, metti l'insalata, sto facendo un disastro. Sto facendo un disastro perché il tagliere diventa il veicolo dall'alimento pollo crudo rischioso, che poi ho cotto e diventato a posto, all'insalata che mangio cruda. Questa è la cross contamination. Quindi non usare gli stessi utensili per crudo e cotto. L'abbiamo già detto anche in un'altra puntata che abbiamo fatto precedentemente sul frigorifero, sulla gestione del Certo. frigorifero. Gli alimenti vanno sistemati in frigorifero di modo che i crudi non entrino a contatto con i cotti e viceversa, e soprattutto alcuni alimenti particolari, come abbiamo già detto, la carne e anche le uova. Certo, esattamente, cioè è lo stesso principio, cioè dobbiamo avere queste regole di sicurezza alimentare che sono semplici comunque da seguire, queste attenzioni per evitare le contaminazioni da un alimento all'altro. Semplici regole che però Soprattutto. cambiano molto quello che può essere il rischio in cucina. Perfetto. Senti, Franca, vado avanti a sprombattuto con le fake news, giusto per fare proprio chiarezza, perché forse è meglio così ribadire una volta in più una cosa piuttosto che restino dei dubbi in giro. Acqua del rubinetto, l'acqua del Tranquille. rubinetto e Covid, beviamola, raccontaci. L'acqua del rubinetto la beviamo tranquillamente, anche lì non ci sono assolutamente problemi di trasmissione del Covid attraverso l'acqua potabile, che peraltro subisce dei trattamenti per cui diciamo è assolutamente tranquilla e sicura.
Quindi acqua e beviamola, perché un'altra delle regole che forse ci siamo dimenticate di dire prima è che dobbiamo bere, 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 cioè è importante per, cioè la giusta, corretta alimentazione comprende anche il bere abbondantemente, acqua e va benissimo nella maggior parte dei casi, tranne situazioni in cui ci sono situazioni particolari, l'acqua del rubinetto, cioè non dobbiamo per forza comprare acqua minerale che solamente noi italiani compriamo in maniera spasmodica ed esagerata. Quindi Assolutamente. tranquilli per il Covid e bere tanto. Bere tanto, bere durante tutto l'arco della giornata. Certo. Non, ecco, non bisogna tracannarsi una bottiglietta da mezzogiorno tutto di seguito, ma cercare di suddividere semplicemente in bicchieri che vanno, diciamo, bevuti durante il corso della giornata. Cambiano un pochino, logicamente i bambini hanno un pochino meno esigenze, cioè se ne, ne possono bere un po' di meno, però di solito un adulto quanto bicchieri dovrebbe bere durante il corso della giornata? Allora, il Se, discorso è. diciamo, facendo uno sport normale, attività fisica normale. Allora, diciamo che anche questo è un dato su cui ci sono un po' di contestazioni, però in linea di massima è assodato che dovremmo introdurre nel corso della giornata 1,5 litri, 2 litri di acqua, che sembra tantissimo, perché se ci pensi, bere 2 litri di acqua è Alla fine tantissimo. sono 8 bicchieri, 9 bicchieri, Perché giusto? il 30% mi arriva anche da quello che mangio, cioè il mio apporto idrico deriva da tante fonti, però comunque nel caso un 8 bicchieri esatto sono una misura assolutamente fattibile e che comunque dobbiamo seguire perché è molto importante per il nostro, anche questo Restare fa idratati. parte della dieta sana. Assolutamente, quindi dobbiamo ricordarci di mangiare equilibrato, di dare la giusta attenzione al cibo e di bere in modo, diciamo, costante durante tutta la giornata. Certo. Poi fanno anche parte di quello che beviamo, anche la tazza del caffè Ma certo, americano, del anche, pigiame, la certo. camomilla, perché non esageriamo con lo zucchero, ma anzi, se non lo mettiamo è meglio. Evitando gli succhi di frutta, le bibite naturalmente gassate, zuccherate, però per il resto, insomma, quando uno si prepara una spremuta o È tutto apporto idrico, è quindi è. tutto apporto che ci aiuta. Quindi questo è Esatto. sicuramente un altro aiuto che possiamo dare per quei famosi consigli per stare sani in casa. Allora, parliamo poi di sonno. Anche il sonno abbiamo detto che è fondamentale. In questo periodo dormire sonni tranquilli è un po' difficile perché comunque insomma, la situazione non è facile, ma il sonno è importante, non solamente la quantità di ore naturalmente che gli dedichiamo, che potrebbero essere anche un po' di più in questo momento, ma è la qualità del sonno. C'è chi fa fatica in questo periodo diciamo, a prendere sonno e a riposare in modo sereno. Abbiamo qualche consiglio da dare per cercare di aiutare chi ha difficoltà con appunto con la notte? Allora, diciamo che il numero sì, è un po' il discorso che facevamo prima, cioè darsi delle regole. Questo può aiutare. È chiaro che siamo in un periodo in cui magari tutto quello che ascoltiamo ci crea ansia, ci crea preoccupazione. La vita chiusi tra le pareti domestiche non è proprio la vita normale che siamo abituati a fare, per cui il sonno ne può assolutamente risentire. Però cerchiamo appunto di andare a letto non appesantiti, cerchiamo da una cena fatta tardi, troppo abbondante, e cerchiamo magari di andare a letto sempre alla stessa ora, cioè cerchiamo anche qui veramente di darci delle regole di igiene di vita per cercare di facilitare il nostro sonno e cioè, le nostre magari 8 ore sarebbero l'ideale, ecco, anche queste fanno molto bene al nostro fisico. Non è Nostro fisico. Non semplicissimo, in questo periodo non è è facile. semplice, no. Non è facile, però un piccolo aiuto che sicuramente possiamo dare, come abbiamo già detto per il cibo, quindi dedicare l'attenzione giusta al cibo, è quello di evitare prima di andare a letto magari troppe interazioni con i device, quindi magari Anche, evitare di leggere, certo.
e di stare sul cellulare proprio prima di coricarsi, magari una bella tisana rilassante e quindi la famosa lettura che sicuramente concilia. Questi sono magari Sì, tutti piccoli ciascuno ha poi le proprie regole, ma diciamo che sì, regole. sono dei trucchetti che possono, Consenso. esatto, sempre alla stessa ora con la mia tisana, il libro, disordinata, attaccata al telefono, ecco, no. Questo vale, possiamo dire, un po' per tutta la Sì. giornata. È la giornata che deve essere, abbiamo già detto, una giornata anche in parte dedicata un po' all'attività fisica. Non dobbiamo farla diventare un'ossessione, perché in alcuni casi, insomma, ogni tanto abbiamo anche così la voglia di eccedere perché ci sentiamo un po' in gabbia. Deve essere equilibrata e giusta. Ma più che attività fisica, per avere, come abbiamo già detto, uno stile di vita sano, non c'è bisogno di fare grandissimi ore, sessione di online, però insomma in qualche modo cercare di alternare momenti sedentari, come potrebbero essere quelli appunto seduti sul divano a leggersi un libro, con delle anche semplici camminate in casa dove è possibile, oppure magari chi ha la casa su due piani utilizzare le rampe interne della casa, magari anche semplicemente muoversi un pochino negli spazi del condominio dove è possibile andare. L'attività fisica più o meno che dovrebbe essere fatta ogni giorno, quant'è, Franca? Ma dipende un attimino se stiamo parlando di bambini, di ragazzi, di adulti e ognuno ha diciamo, quelle che sono le proprie necessità. La regola di solito riconosciuta è quella dei 30 minuti che devono essere dedicati all'attività fisica. Le scale vanno benissimo, come dicevi tu, ma anche tanti altri, in casa si possono fare tanti facili esercizi, magari non ci pensiamo, ma anche semplicemente mi alzo da una sedia. Seduta in piedi, seduta in piedi, faccio un ottimo lavoro. Quindi, diciamo, possiamo un attimino darci anche lì una regola, un piccolo programma. Ogni giorno dedico un pochino di tempo all'attività fisica. Con i bambini mi rendo conto può essere un attimino più complicato. poi dipende. Si Sai, possono coinvolgere, anche anzi. camminare in casa, sì, dipende da quanti metri quadrati hai di abitazione, Torno cioè. al tavolo, delle cose, certo. No, si può sempre mettere la musica e ballare un pochino, insomma, Anche quello con la potrebbe, fantasia si possono esatto, un po' di creatività e anche lì fare tutto. pensarci, cioè io devo fare in modo di fare un minimo di attività fisica ogni giorno, perché questo proprio mi serve, sono chiuso in casa, mi serve, serve al mio fisico, serve psicologicamente, serve a me, serve ai miei bambini. Poi in funzione di quelle che sono la situazione in cui mi trovo, se ho un giardino sono più fortunata e riuscirò a fare determinate cose, se ho 5 piani di scale da fare su e giù va bene, altrimenti troverò altre soluzioni, ma insomma me lo programmo, mi ci metto d'impegno. Perfetto, mi ci metto. Allora, in ogni caso, diciamo che questi sono dei consigli che abbiamo dato per in qualche modo seguire una routine sana durante la giornata. Quindi seguire una dieta varia ed equilibrata, cercare così di costruire una routine consapevole, ma possiamo dire equilibrata durante la giornata, mantenersi idratati, quindi bere, ricordarsi di bere tutto il giorno, fare sempre attenzione all'igiene degli alimenti, quindi a come si conservano, a come si posizionano nel frigorifero, alle scadenze, quindi dare l'importanza alla, come hai detto tu, alla cross contamination tra alimenti crudi e alimenti cotti, cercare di fare un po' di sport, dormire e poi informarsi, diciamo, aggiungerei in modo, diciamo, corretto, nel senso che tutto quello che viene passato online non ha la stessa dignità. Bisogna, secondo me, fare attenzione anche ai luoghi dove si ricevono informazioni. Franca, tu ci consiglieresti appunto qualche sito su cui i nostri consumatori, le persone possono andare per ricevere informazioni che sono, diciamo, scientificamente valide e siamo sicuri di non imbatterci in notizie, insomma, errate o comunque delle bufale. Allora, prima di tutto c'è un discorso secondo me da fare anche di quantità di informazione. Vediamo di non farci travolgere dal seguire mille cose, soprattutto sui social, perché questo ha un effetto ansiogeno, notevole.
Poi gira di tutto, lo dicevamo. Adesso potrei dire banalmente che per informarsi dovrebbero venire sul nostro sito, visto che su questo lavoro di vaglio attento, di ciò che ha una base scientifica, corretta, ciò che effettivamente può essere dato come consiglio alla persona, ci stiamo veramente lavorando tanto da casa, ma ci stiamo lavorando tantissimo. Dopodiché le fonti ufficiali, quindi il Ministero della Salute, piuttosto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'EFSA, l'Autorità Europea di Sicurezza Alimentare, cioè fonti autorevoli, che sono quelle, diciamo, su cui andiamo tranquilli e sicuri. Poi, appunto, noi stiamo facendo questo lavoro che è il nostro lavoro, cioè vedere tutto quello che gira, cercare di aprire gli occhi laddove ci sono bufale, laddove ci danno dei messaggi scorretti e dare dei consigli che sono veramente il frutto di aver vagliato studi e studi, evidenze, contrastanti anche e così via, per cercare, di dare delle informazioni assolutamente corrette e provate. E poi, appunto, non, comunque veramente, il rischio grosso in questo periodo è quello di essere sopraffatti, cioè persi in una miriade di informazioni, uno poi dice una cosa, uno poi dice l'altro, ci crea ansia. Cioè, limiti, informiamoci perché è importante, ma cerchiamo di darci anche degli stop, anche questo è molto importante. Ok, va bene, allora noi appunto ci diamo uno stop, vi ringraziamo perché mi sembra che abbiamo toccato tanti punti. Naturalmente, come ha detto Franca, altre informazioni, prima qualcuno chiedeva appunto le informazioni sul blocco del mutuo, anche questa è una delle Certo. news che trovate sicuramente sul nostro sito altroconsumo.it, dove cerchiamo di rispondere a tutti i dubbi che vengono alle persone in questo periodo che è un po' particolare, dunque accende tante domande, accende tanti dubbi su molti fronti. Quindi altroconsumo.it. Sì, prego, Franca. No, solo una nota così piacevole, secondo me. Sul nostro sito troverete questo dossier con tutte le informazioni possibili e immaginabili che stiamo producendo sul coronavirus. Però, visto che tra poco è Pasqua, trovate anche dei consigli su come scegliere la colomba, le uova di cioccolato, cioè cerchiamo anche così un po' di Fantastico, sì. piacere. Trovate Assolutamente, anche questo. il cioccolato fondente tira su e fa bene al morale, quindi non Esatto, facciamolo esatto. mancare settimana prossima, questa settimana tra pochi giorni, un bell'uovo di cioccolato per i bambini. E ricordiamoci che l'imballo, la carta che lo avvolge, va buttato nell'indifferenziata, non Brava. nella carta. Per concludere, a tutti buona Pasqua e speriamo insomma, di rivederci presto con qualche diretta ancora dalla redazione degli Esperti di Alto Consumo. Grazie Franca. Ciao, Grazie a tutti. buona giornata. A te.